Milano. Pochi minuti dedicati alle interviste e subito dopo il gran maestro Stefano Bisi si è immerso completamente nella tornata logge riunite del Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia, un'assise, quella di domenica mattina al Marriott Hotel di Via Washington, che ha raccolto 720 fratelli provenienti da tutta Italia, rappresentanti del grande oriente d'Italia, che nel consueto clima conviviale prima e dopo la cerimonia hanno ripetuto il protocollo in maniera perfetta. Bisi, senese di nascita, classe 1957, è alla guida del Grande Oriente d'Italia dall'aprile del 2014 e è appena stato confermato Gran Maestro fino al 2024. Bisi, Gran Maestro, è stato detto recentemente, è stato chiesto recentemente, dove sta andando il movimento? Sta andando verso il futuro è il luogo migliore, dice Barack Obama, ma noi bisogna costruirlo questo futuro, il Grande Oriente d'Italia lo costruisce il futuro e contribuisce a costruire il futuro preparando uomini migliori, non i migliori, perché spesso si confonde, si dice vogliamo diventare migliori ma si intende i migliori, invece noi dobbiamo migliorarci, se ognuno migliora se stesso migliora anche il mondo. E invece la reggenza di Bisi cosa porta e qual è il suo sogno che possa lasciare a un'organizzazione così gloriosa, comunque così storica e potente, mi lasci dire questo termine? Non ci sono uomini soli al comando, la fortuna o la sfortuna di un'organizzazione storica come il Grande Oriente d'Italia non la fa un singolo, ma lo fa la comunità dei fratelli. Il sogno dei fratelli è quello di abbattere qualche pregiudizio, molti muri del pregiudizio sono stati abbattuti, qualcuno resiste ancora, ma noi andiamo avanti a testa alta, con serenità, con determinazione, siamo presenti in ogni parte d'Italia e la comunità dei cittadini comincia a capirci. Queste battaglie ce n'è una che state facendo molto attentamente, quella sul fine vita, sulla sanità, sono due filoni che state seguendo molto attentamente. Ci può dire qualcosa a riguardo? Perché questi obiettivi e cosa vi prefiggete? Non è che il Grande Oriente d'Italia fa battaglie per il fine vita o per altro, il Grande Oriente d'Italia non fa questo tipo di battaglie, però i fratelli del Grande Oriente d'Italia possono esprimersi liberamente su questi argomenti e partecipare nelle formazioni sociali, nelle formazioni politiche che si occupano di questi temi, possono partecipare liberamente, non c'è un indirizzo del Grande Oriente d'Italia su questi temi. Qual è l'auspicio in favore dei fratelli da oggi in avanti, se fino a Natale, per modo di dire, un augurio o comunque un vademecum che può essere ascoltato da parte di Bisi? Quello di essere sempre in catena d'unione. La catena d'unione è un momento della ritualità che noi facciamo nel Tempio, che dobbiamo essere sempre uniti, stretti e vicini l'uno con l'altro.